ospite molto gradito. Infatti abbiamo in linea telefonica Gabriele Accattoli, che appunto io saluto. Buonasera Gabriele. Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, la tua voce giunge molto bene, Gabriele, e intanto possiamo dire anche ai nostri radioascoltatori, se hanno dei dubbi o delle domande da fare, che possono farlo formulando il numero di telefono, che è lo 071 757 4429, il classico numero di telefono che serve per i nostri fili diretti, appunto per mandare in diretta chi ci telefona. Bene, Gabriele, ti abbiamo chiamato perché vorremmo con te parlare di una vicenda che poi non è neanche tanto lontana, perché risale a circa un anno fa, quando nel febbraio appunto del 2020 un ragazzo di 17 anni, Marco Cestaro, si dice che è stato investito appunto da un treno che passava attraverso la stazione. Lui era seduto su un muretto, forse un vuoto d'aria lo ha fatto cadere da questo muretto ed è finito appunto per essere investito dal treno in corsa. Ecco, ma su questa storia ci sono molti misteri, tanto che la famiglia si ostina a dire appunto che non si è trattato di un incidente ma di un omicidio. Perché abbiamo interpellato Gabriele Accattoli, che poi sappiamo che per tantissimi anni ha svolto presso la questura di Macerata l'attività investigativa, occupandosi di criminalistica e criminologia, tanto che da tenere anche della polizia scientifica appunto di Macerata. E l'abbiamo chiamato perché Gabriele Accattoli è stato investito di questo problema. Ce ne vuoi parlare? Perché come è successo che tu sei entrato, diciamo così, in questa storia? Allora, volevo fare intanto un paio di precisazioni. Scusa, sì. A stereo, che ovviamente la questione di questo povero ragazzo non rientra nelle nostre vicinanze, quindi magari non è stato seguito da tanti. Allora, il fatto risale al 13 gennaio del 2017. Ah, 2017. Io pensavo che era l'anno scorso. No, ne abbiamo parlato l'anno scorso, perché io ero venuto a conoscenza di questa storia e a maggio del 2020 ho fatto uno dei miei articoli, uno dei miei tanti articoli sulla rubrica di Radio R, quando parlavo delle morti strane, morte sospette. Sì. E altro, che ho parlato anche di questo caso, quindi sì. Ecco, risale allo scorso anno per questo aspetto qua. L'altro aspetto che è molto importante, non si tratta tanto di una possibile seduta su un muretto risucchiato dal treno o altro. Qui ci stanno due visioni molto ben precise. Allora, secondo la procura di Treviso, si tratta di un gesto volontario, un suicidio. Secondo i familiari e i consulenti di parte interessati dalla famiglia del Cestaro Marco, tra i quali anch'io, c'è la convinzione invece che la morte sia da attribuire ad altri elementi, sicuramente per mano di terze persone, e poi simulato l'investimento ferroviario. Ah, questo è curioso. No, perché valendomi, possiamo dire, di un'agenzia della DN Kronos, si parlava di questa tragedia sui binari, forse sì. Queste erano le prime notizie che venivano date allora, quando questa tragedia si consuma appunto nel 2017, effettivamente il 16 gennaio 2017, e, in cui si parlava di questo muretto e così via, di questa perdita di equilibrio, dell'incidente. Forse furono le prime notizie un po' poco accertate o poco documentate all'inizio, come accade sempre. Come purtroppo, esatto, accade sempre, la stampa dà delle notizie che poi magari delineandosi. Ammesso che si possa parlare di un muretto, effettivamente il muretto c'è nelle vicinanze di dove è stato rinvenuto il corpo di Marco, ma sta all'incirca a una decina di metri dai binari,
non c'entra assolutamente niente il Moretto con la vicenda. Beh, c'è una bella differenza però, Gabriele, fra parlare di suicidio a 17 anni e di invece una situazione ben diversa, far trapelare l'idea che purtroppo fosse vittima Marco Cestaro di una appunto di un complotto ordito ai suoi danni. Allora, il problema è, infatti, è tutto qua, cioè qui abbiamo di fronte la caparbietà della mamma di Cestaro, Anna Cattarin, che ha sostenuto fin quasi da subito di non credere al gesto volontario del figlio, e ha interessato dapprima, diciamo, due medici legali, poi anche una consulenza per una relazione cinematica, una consulenza cinematica, poi alla fine anche a me, unendo tutte queste relazioni, unendo le sue memorie e la relazione degli avvocati, dei legali, è stata fatta opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della Procura. La Procura di Treviso, la Procura di Treviso a dicembre del 2019, ha fatto la richiesta di archiviazione come suicidio. I legali e la famiglia ha fatto opposizione a questa richiesta di archiviazione, e allegando ovviamente alla richiesta di archiviazione tutte queste perizie, tra quali due perizie medico-legali, una perizia cinematica, la relazione mia, la mia perizia, le memorie della mamma di Marco Cestaro e il GIP. Infatti la cosa è venuta fuori, diciamo, alla ribalta in questi giorni, perché il GIP, l'udienza è l'11 marzo di quest'anno, quindi 20 giorni fa, ha ricercato la proposta di archiviazione, indicando al pubblico ministero le indagini da svolgere per arrivare a delle nuove delineazioni, o quantomeno chiarire dei lati oscuri della vicenda, dando ovviamente i famosi 6 mesi di tempo per concludere le richieste avanzate dal GIP, che il GIP quindi ha accolto, o quantomeno ha ritenuto valide, le osservazioni e le ombre, tutte quante le cose che la famiglia, tramite i propri legali, avevano sollevato. Ecco, ma ci sono tanti dubbi sull'ipotesi di suicidio, dubbi che sono stati secondo te presi in seria considerazione dalla Procura, a quanto pare dal GIP sì, perché ha riaperto, diciamo così, le indagini su questa vicenda, e tu l'hai esaminata bene, perché mettendoti in contatto con la madre tu hai svolto poi una perizia su questo, sulla base della tua esperienza appunto nella sezione scientifica. Allora, i dubbi sono tantissimi, non è che si tratta di un dubbio. Quello che io ho notato, una volta che ho scritto l'articolo, poi sono venuto a contatto con la signora Anna Cattarin, la quale all'inizio mi aveva fornito con l'idea di integrare l'articolo che avevo fatto, perché la mia idea mai era quella. Io ho sempre lamentato, quando ho scritto i miei articoli, che mi sono sempre dovuto basare su notizie di stampa, su cose qua, senza mai poter fare qualcosa di serio come articolo, parlavo io all'inizio, con degli atti di PG sotto mano, con dei riscontri effettivi, sempre basandomi su quello che è sentito dire. Quindi il primo contatto con la signora Cattarin era avvenuto per questo, cioè dicendo: io ho scritto questo articolo, che gliel'ho inviato, la signora è stata molto contenta e gli è piaciuto, ho scritto questo articolo, però mi piacerebbe magari approfondirlo altro. Quando la signora Cattarin mi ha mandato tutti gli atti di polizia giudiziaria, tutti gli atti dell'autopsia, le varie perizie di cui ho parlato prima, le fotografie del corpo del ragazzo, le fotografie del posto, ovviamente non ho potuto che condividere pienamente l'idea, da parte mia perlomeno, questa è la mia idea, l'idea della famiglia, che l'ipotesi suicida era molto lontana. Diciamo,
La mia paura è, come tra l'altro ho scritto tante volte sui miei articoli, lo sai, ne ho scritti tantissimi, quindi la mia paura è il fatto che, come capita purtroppo troppo spesso, perlomeno per i casi che ho trattato io, che l'idea che si viene a focalizzare nella testa, nella mente degli investigatori, delle procure, cioè si parte con l'idea che si tratta di suicidio e si lavora per accertare che sia un suicidio, o quantomeno si sminuisce il tutto a semplice suicidio, senza andare a verificare poi effettivamente quelli che sono i dati oggettivi sulla scena del crimine, sulla scena del rinvenimento del corpo, su tutto questo qua. Cioè si parte l'idea, è suicidio e lo trattiamo come suicidio, quindi con la leggerezza del suicidio. E questo purtroppo rischia di, e dai riscontri purtroppo è venuto fuori, rischia che vengono sottovalutati o non valutati per niente proprio degli elementi che possono far avere una visione diversa della questione. Ecco, allora il primo elemento strano, io, cioè, oggi parliamo di elementi un po' anche fastidiosi. Che scusami, ma quando la madre di questo ragazzo, appunto, ti ha inviato tutta questa documentazione, eravamo in piena pandemia, no? Sì. Ecco, dell'anno scorso. E tu l'hai ricevuta, così una mia curiosità, per posta, per email? Per email, tutto quanto per email. Quindi la madre aveva tutto a casa documentato. Sì, avevano già fatto l'accesso agli atti delle indagini, quindi avevano estrapolato copie legali degli atti e gli email, e mi ha mandato tutto quanto il materiale che c'aveva. Mm. Benissimo. Io sul posto a Treviso non sono andato per niente. Né sei andato nel punto in cui, né tantomeno hai avuto modo di andare sul luogo dove è stato ritrovato il corpo del ragazzo quella volta, esatto, come invece avrà fatto la polizia scientifica di Treviso, sicuramente. No, la polizia scientifica di Treviso non l'ha fatto, perché la polizia scientifica non è mai intervenuta per questa cosa. E questo è uno degli elementi a cui facevo riferimento prima. Questo è suicidio, la polizia scientifica neanche serve, quindi i rilievi sul posto sono stati fatti da due agenti della Polfer di Treviso, che sono andati lì e in mezz'ora hanno fatto forse due o tre foto, preso 3-4 misure, suicidio, arrivederci, grazie. Questo mi lascia molto di stucco, non te lo nascondo, perché io penso che un'indagine rigorosa è quella di non escludere, tu ci dicevi sempre quando venivi qui in radio, di non escludere all'inizio nulla, esatto. Nulla, di agire a 360 gradi, di prevedere anche, chissà, le cose più impensabili, però bisogna sempre vederle in qua. Ma tu ci vai con il pregiudizio, è logico che lasci indietro molto tipo di analisi o molto tipo di indagini, non so. Vabbè, comunque, quindi che cosa hai potuto intanto evidenziare? Ma guarda, la prima cosa che stavo dicendo prima, la prima cosa che va all'occhio, perché ovviamente va all'occhio per prima, ripeto, dirò delle cose che per chi ha lo stomaco un po' debole magari può dar fastidio, però purtroppo è di questo che stiamo parlando. Allora, Marco Cestaro è stato, forse, perché io tra l'altro metto, no io, non soltanto io, l'ingegnere che ha fatto la perizia cinematica, l'ingegnere, adesso mi sfugge il nome, Moffreda, che ovviamente le lesioni riportate da Marco sono poco o per niente compatibili con l'investimento ferroviario. Allora, Marco, secondo il perito medico legale di parte, è morto per shock, devo leggerlo, shock ipovolemico emorragico, cioè non c'è stata nessuna lesione di nessun organo vitale, è morto per emorragia, in poche parole. Emorragia interna, quindi uno shock, esterna. Esterna, quindi ha perso sangue.
ha perso sangue. Allora, e qui incominciano le due... Cioè diminuito il volume del sangue, ecco i polemico. Esatto. Sì, mi scusa, no, un attimo, no, è questo... non è facile. quindi il cuore non ha retto. Vi parliamo di un presunto investimento di un treno che viaggiava a 140 km orari e non ha causato questo impatto nessuna lesione agli organi interni del corpo. E allora come si sarebbe creata questa emorragia? Allora, l'emorragia verrebbe, cioè allora ci sono delle lesioni agli arti inferiori e cosa strana che purtroppo il medico legale CTU incaricato dalla procura quando è stata fatta l'autopsia l'ha presa molto alla leggera citandola, se no un taglio, una lacerazione sulla faccia esterna destra del collo, sul collo, che secondo invece il medico legale incaricato dalla famiglia, dalla perizia della famiglia, è stata prodotta con un utensile a taglio a lama seghettata. Ma la cosa assurda, l'altra cosa assurda, che un ragazzo che muore per emorragia, quindi esterna, perché le lesioni sono tutte esterne, non interne, sul posto di rinvenimento non c'è nessuna citazione in nessun atto di polizia giudiziaria di chiazze di sostanza ematica. Non c'è sangue. O perlomeno, allora, io quando parlo di leggerezza, perché tanto è così, io non posso dire con certezza che non c'erano, però posso dire con certezza che la polizia giudiziaria non ha evidenziato la presenza di sostanza ematica sul posto. Una piccola chiazzetta di sangue su un binario, su un elemento di fissaggio, di ancoraggio del binario, dove dicono questo è il sangue di, probabilmente il sangue di Cestaro, e qui c'è stato l'impatto. Chiazza di sangue che non è stata fotografata con la freccetta metrica, non è stata descritta la forma, non è stato descritto il colore, non è stata repertata, quindi non è stato ben stabilito se è sangue e tantomeno se è sangue di Marco Cestaro. Quindi una cosa, diciamo, buttata là, sì, che è sangue, sta lì. Ma per un ragazzo che muore di emorragia da un momento dell'impatto fino a dove è stato venuto il corpo, a 2 metri circa dai binari, a 2 metri dai binari, non c'è più nessun segno di sangue. La domanda che uno si fa, stupida, perché è veramente stupida, ma che fine ha fatto il sangue di Marco? Se parliamo di emorragia, come si fa a non avere? C'è soltanto una macchietta di sangue? Cioè, non ho capito, non c'è una contraddizione nel... È per quello che ovviamente la mamma di Cattarin, la mamma Anna, la signora Anna Cattarin, la mamma di Marco, non ha mai creduto, è stata la prima ovviamente a non credere a questa ipotesi, a questo fatto, ma neanche all'investimento. Il medico legale di parte ha addirittura sostenuto, secondo lei, una dottoressa, che Marco Cestaro sia stato picchiato, malmenato in un altro luogo dove sono state prodotte lesioni agli arti inferiori, è stato prodotto questo taglio alla gola, diciamo, perché di fatto è un taglio alla gola, e poi si è stato portato lì per riscenare l'investimento e il suicidio. Addirittura la dottoressa parla, non lo so perché con la dottoressa non ci ho parlato, quindi non so poi quali altri elementi possa averla portato a dire questo, che hanno agito in almeno 3-4 persone e chi ha prodotto il taglio del collo era una persona mancina. Vabbè, questo si può intuire secondo appunto la posizione del taglio e come è stato inferto questo taglio, se appunto da destra a sinistra, da sinistra a destra e così via. Certo. No, e questo... ci sono altri elementi particolari che lasciano sempre perplessi. Allora, sul posto è intervenuta la sera del... parliamo del rinvenimento del corpo di Marco, perché tra l'altro un treno che viaggia a 140 km orari, che io non so a quanti, se a te, agli ascoltatori, mi è capitato di vedere quello che succede o sentir dire quello che succede su una linea ferroviaria, su un investimento di una persona. Il corpo non rimane intatto,
la morte nel 99% dei casi è istantanea. Questo ragazzo è morto dopo 3 giorni all'ospedale. Quindi c'è. Beh, l'impatto con il treno è un impatto talmente devastante che a volte non si trovano neanche più i pezzi di quella della povera persona che finisce sotto. Io ti posso dire una cosa, tanti anni di servizio ho fatto, oltre ai miei 34 anni di servizio alla Polizia Scientifica di Macerata, ho fatto 2 anni alla Polfer di Ancona. Tra la Polfer di Ancona e gli anni di Polizia Scientifica, tantissime volte purtroppo sono intervenuto come agente di Polizia Giudiziaria, come scientifica d'Ancona, come operatore di Polizia Scientifica per i rilievi, sono intervenuto tantissime volte per fare rilievi su investimenti in linea. Sempre, quello che capita a me, sempre la morte è avvenuta all'atto dell'investimento e nel 99% dei casi i pezzi purtroppo raccolti per centinaia di metri lungo linea. Mi scuso con gli ascoltatori, lo so che sono cose non no, ma è questo dire, è poi quello che purtroppo questa è la realtà, certo, dei fatti. E un investimento in questa maniera non. Ma poi ci sono altri elementi strani. Allora, l'autista e il locomotore che ha dato l'allarme per presunto investimento dice di aver sentito qualcosa che ha urtato con la parte sinistra del locomotore. E qui anche qui c'è da ridire o da discutere, perché secondo la Polizia Ferroviaria l'investimento è stato con la parte frontale sinistra del locomotore, loro sostengono questo, ma l'autista parla della parte laterale sinistra. Bisogna capire, che non è mai stato poi approfondito, cioè quando il macchinista parla di parte laterale vuol dire con la fiancata sinistra del locomotore o con la parte anteriore? Sono due, perché non so se mi riesce a sono diverse le cose, anche perché una persona che si vuole uccidere non si va a lanciare nella parte esterna il locomotore che cammina, si lancia davanti al locomotore. Certo. Perché il locomotore sostiene di non aver visto niente lungo i binari. Però la Polfer scusa questo aspetto dicendo: ma il cono di luce del locomotore che illumina i binari, era di notte, ovviamente, non è sufficiente ad illuminare tutto il binario. Ma io credo poco a questa cosa, cioè non posso credere che il locomotore non ha un fascio di luce idoneo ad illuminare quello che ha davanti. Mi sembra assurda la. No, a parte la considerazione, due considerazioni, che il ragazzo eventualmente, se si volesse suicidare, si sarebbe posto improvvisamente davanti al treno, anche perché in questa maniera tu subisci subito un colpo tremendo e non ti rendi conto, esatto, neanche della sopraggiunta morte. Però è anche vero che se il treno viaggia a 140 km orari, come fa il macchinista a sentire il botto di un ragazzo che a vederlo in fotografia sembra veramente un fuscello, un mingherlino, non è che ha toccato la parte laterale del treno, non so, un masso o un sacco, magari, no? È un ragazzino, non so neanche di quale corpo, cioè la corporatura è minuta. La corporatura a me, un ragazzo di 1,70 m, sì, ma magrolino, sicuramente non grasso. Guarda, comunque, diciamo che l'ha sentito. Molto probabilmente potrebbe essere, nell'idea che non si sia trattato di un suicidio, che già il ragazzo fosse morto quando venne risucchiato al treno. Ma no, attenzione, non è stato mai risucchiato al treno, perché se fosse stato risucchiato al treno sarebbe stato spezzettato. Allora qualcuno ce l'ha buttato contro, nell'idea dell'omicidio. Ma guarda, potrebbe essere anche semplicemente che è stato tirato semplicemente un sasso o qualcosa contro il treno, ci sono fatti altri colpi. Ho capito. E che fosse morto in altra parte. Esatto. Questo è quello. Ci sta un altro aspetto, ad esempio, per il quale bisogna fare molta attenzione, perché è un elemento molto particolare, che o delinea la poca attenzione da parte degli operatori di polizia che hanno fatto l'intervento,
oppure da altre linee investigative. Allora, la sera del rinvenimento di Marco, la Polfer, i due agenti della pattuglia Polfer, non rinvengono niente oltre al corpo di Marco e due scarpe. Parliamo del 13 gennaio. Il 15 gennaio la Polfer torna a fare un nuovo supplemento, la mattina torna a fare un nuovo supplemento di sopralluogo sulla zona del presunto investimento e non trova niente di diverso da quello evidenziato prima. Allora, sia la Polfer la sera dell'investimento, sia la Polfer il 15 gennaio, quindi due giorni dopo presunto investimento, non parlano mai comunque sia di chiazze di cospicuo, cioè una quantità bella di sostanza ematica. Il 15 gennaio, il pomeriggio del 15 gennaio, lo zio di Marco, forse perché già la famiglia cominciava a non credere più, a non credere all'ipotesi suicida o altro, si va a fare un giro sulla zona del rinvenimento del corpo del nipote e nella parte opposta della sede ferroviaria, cioè parliamo due binari come quelli che ci abbiamo a Porto dei Canali, quindi a una distanza di 10 metri neanche, quindi nella parte opposta dove sta il corpo di Marco, rinviene lo zaino e il giubbetto di Marco. Allora, la pattuglia della Polfer la sera intervento non lo vede, non lo cerca o non lo vede. La pattuglia la mattina di giorno non lo vede, non lo cerca o non lo vede. Lo zio nel pomeriggio lo trova. Allora, le domande che mi faccio io sono molto semplici. O la polizia non ha fatto compiutamente quello che doveva fare, cioè una indagine, una ricerca accurata, attenta, una come si dice, un'analisi della scena del crimine come dovrebbe essere fatta, o qualcuno in un secondo tempo ha riportato lì quegli oggetti. La relazione, poi dopo lo zio chiama la questura di Treviso, chiama la squadra mobile non ritiene opportuno andare, quindi manda la volante, due agenti di polizia giudiziaria della volante, di una volante Treviso, vanno lì, trovano effettivamente il giubbetto e zaino di Marco, non viene indicato, ad esempio, un elemento molto importante, se il giubbetto e lo zaino erano asciutti o bagnati. Il 13 gennaio a Treviso, lì c'è stato il rinvenimento di Marco, pioveva e nevicava. Quindi sapere se quei indumenti erano bagnati, erano asciutti, se c'erano già al rinvenimento di Marco o se poi sono venuti fuori dopo, è molto importante per capire che cosa è veramente successo quella sera. Però nessuno ha dato peso a questo elemento. Sinceramente la cosa mi lascia molto, molto perplesso. La polizia ferroviaria, quando redige l'atto finale con il quale comunica gli accertamenti fatti alla procura, parla di questo zaino giubbetto rinvenuto dalla polizia di Stato, che purtroppo non corrisponde a vero perché è stato rinvenuto dallo zio di Marco e non dalla polizia, comunque sia, a parte questo fatto. Poi parla di un giubbetto ben piegato e riposto. Io ho visto le foto che ha fatto lo zio di Marco quando ha rinvenuto questo materiale e il giubbetto non è assolutamente piegato, non è assolutamente ben riposto, anzi è completamente rigirato, proprio come, non so se c'è presente, se qualcuno da dietro ti prende la giacca e te la sfila con le maniche rovesciate, sì, in questa maniera. Certo. Questo che questo può indicare, secondo te, Gabriele? Ma allora, il problema è qui, non è possibile purtroppo stabilire, perché non è possibile stabilirlo. Allora, se io guardassi come l'andamento e la stesura degli atti, secondo me lo zaino e il giubbetto lì non c'era. Cioè il 13 gennaio e il 15 gennaio mattina il giubbetto non c'era, giubbetto e zaino. Quindi qualcuno in un secondo tempo l'ha portato lì. Oppure devo dire, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma purtroppo che la polizia non ha fatto bene il suo lavoro, non ha ispezionato bene la zona
del rinvenimento del corpo di Marco. Cioè, questo è un dato di fatto: o il giubbetto c'era e chi è stato sul posto non ha lavorato bene, o il giubbetto non c'era, quindi terze persone l'hanno riportato lì. Se noi optiamo per l'ipotesi dell'omicidio, potremmo anche sostenere che per rendere più credibile questa scena del suicidio hanno poi successivamente portato sul posto quegli indumenti che erano propri di Marco, se no uno si dice ma come si suicida ed è nato a fine il giubbetto che indossava con sé, no? E lo zaino. E quindi si fa queste domande. Dovrebbero avversele fatte anche queste domande gli inquirenti, cioè coloro che avevano fatto il primo sopralluogo, non peraltro perché appunto erano tutti elementi che avrebbero avvalorato eventualmente queste ipotesi del suicidio, come hanno sempre sin dall'inizio sostenuto. È strano che lo zaino e il giubbetto lo trovi lo zio il giorno dopo. Cioè, veramente strano. Comunque, tanto io voglio ricordare che appunto questa è una storia interessante che non si completa, siamo soltanto nella prima parte perché poi ci sono altri risvolti inquietanti, ma ricordiamo anche il nostro numero di telefono per chi eventualmente volesse dei chiarimenti, che è appunto lo 071 757 4429. Una domanda ti faccio, Gabriele: in tutti gli atti che ti ha inviato la madre, si parla mai in vita di una volontà suicida espressa dal figlio? Allora, assolutamente no. Perché ragazzi, quello che riguarda la madre, diciamo quello che dice la madre e quello che hanno detto i fratelli, non vorrei andare a dare un fratello o una sorella o comunque sia, non c'è stata mai nessuna espressione di volontà suicida. L'avvocato ha fatto un bellissimo lavoro seguito al giusto processo, ha sentito a verbale tutti gli amici e conoscenti di Marco e nessuno, sottolineo, nessuno ha sostenuto che Marco abbia mai espresso questa volontà nella maniera più assoluta. Tra l'altro Marco aveva una fidanzata molto legate, erano molto legati, neanche lei ha saputo quello che è successo, dopo che è successo, ma mai ha avuto il sensore di una cosa del genere. Allora, per dovere di cronaca, perché sennò altrimenti potremmo soltanto fare chiacchiere e basta, dobbiamo evidenziare un paio di aspetti della vita di Marco che sta brutto a dirlo, però dobbiamo farlo. Il babbo di Marco l'ottobre prima, quindi ottobre del 2016, si è suicidato lanciandosi sotto un treno. Circostanza diciamo così particolare. In questo caso nessuno ha mai sollevato l'ipotesi che non si trattasse di un atto volontario, quindi diamo per scontato che il padre di Marco si è gettato sotto un treno. Marco purtroppo, come tanti ragazzi del nostro periodo, faceva uso di sostanze stupefacenti. C'è stato un episodio molto particolare. Allora, secondo i familiari, e non posso non crederli, perché diciamo Marco aveva smesso l'uso di sostanze stupefacenti illegali. Però cosa era successo? Che aveva fatto da tramite per la compravendita online di sostanze stupefacenti probabilmente legali, vendibili online. Il giorno prima del rinvenimento del corpo di Marco era arrivato a casa di Marco un pacco con questa sostanza. L'ha ritirato la madre, perché ovviamente stava a casa la madre, e quando ha visto sta roba ovviamente
ha chiamato il figlio, è normale, ma cos'è, ma che fai? Qua? Mamma, non ti preoccupare, non è per me, l'ho comprata per degli amici, l'abbiamo vista degli amici, io ho fatto la tramite, è tutto regolare, è tutto legale, non c'è niente di strano. E poi la mamma ovviamente non gli è piaciuta questa storia e, per usare un termine poliziesco, gliel'ha sequestrata e l'ha portata alla polizia. E Marco, quindi è come una forma di denuncia del figlio, in fondo, indirettamente. Sì, volendo sì, 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 di fatto sì. E Marco di questo era rimasto molto amareggiato, ma da quello che ho potuto capire, non tanto per la denuncia, come dici tu, o altro, perché comunque sia quel materiale era stato acquistato insieme ad altri e doveva rispondere ad altri dei soldi investiti per comprare quel materiale che adesso non c'era più. Certo, però anche gli altri sapevano il rischio, no? E comunque l'avevano affidato a lui questo compito. Esatto. E lui l'aveva accettato. Anche una delle ipotesi potrebbe essere che quest'altri si abbiano preso a male. Certo, ma serviva quella sostanza stupefacente per quel famoso, di cui parli anche tu nell'articolo, rave party che sarebbe svolto la sera prima? No. Questo è un altro aspetto che va collegato a tutta quanta questa storia che è molto ampia, molto grande, molto grande. Ti spiego. Allora, lui l'estate prima aveva partecipato a un rave party. Dove? L'estate precedente, è risaputo quello che può girare in queste rave party, ma non è tanto quello che poteva girare in queste rave party, è che secondo gli amici e secondo la professoressa, poi arriviamo anche alla professoressa, Marco sarebbe venuto a contatto con un qualcosa che potremmo individuare come setta satanica, o un qualche cosa che potrebbe rifarsi al satanismo o altro. Tant'è che Marco negli ultimi periodi era convinto di essere entrato all'interno di un qualcosa più grande di lui che lo spaventava. Non vorrei una cavolata, non so se il giorno prima o pochi giorni prima dell'avvenimento del corpo di Marco, c'era questa professoressa che lo seguiva in maniera particolare dopo la morte del padre, in modo particolare. Esatto, quindi veniva seguito questo ragazzo perché giustamente, allora, stava uscendo dal percorso della droga, la morte del padre, giustamente era sicuramente un ragazzo che aveva bisogno di essere seguito, ma che tra l'altro i professori stessi lo dicono a questa professoressa, stava uscendo perfettamente dalla situazione, stava portando gli ottimi risultati a scuola perché andava a scuola, quindi non c'era niente che poteva far pensare che ci fosse un qualcosa che non andava. E Marco chiede proprio espressamente alla professoressa cosa conosceva del satanismo. E la professoressa ci è rimasta un attimo male, perché giustamente è una domanda che non si aspettava, e dicendo: guarda, adesso mi informo, poi se vuoi ne riparliamo. E mi sembra aver capito che lì aveva confidato che anche lì che era entrato in qualcosa più grande di lui che lo stava spaventando. Poi a correre di questo ci sono altre, purtroppo, per quello dico, la vicenda è molto complessa, non è così semplice, è suicidio e basta. Se volessimo fare così i lavativi, sì, forse le condizioni per il suicidio c'erano tutte, la caniera con la madre, gli aveva sequestrato la roba, si sentiva abbandonato, ma non si fa un gesto del genere sparendo la madre. Allora, Marco è scomparso, l'ultimo contatto che c'è stato con Marco è stato alle 9 e un quarto circa di mattina, con un sms che gli ha fatto questa professoressa di cui parlavo prima, che diceva se andava a scuola perché non si era presentato alla prima ora, e Marco gli ha detto sì, rientro per la seconda ora. Poi da lì in poi non c'è stato più nessun segnale di vita sul cellulare. Quindi dalle 9 di mattina alle 17.40 circa il pomeriggio, l'ora del presunto investimento, cioè questo ragazzo avrebbe vagato per il suo paese o che per chissà dove, a fare cosa? Con chi?
Cioè, c'era tutto il tempo per ragionare o non ragionare se voler fare un gesto del genere, ammesso che l'abbia fatto. C'era tutto il tempo per lasciare un biglietto per spiegare il gesto. Se, come sostiene qualcuno, l'ha fatto per vendetta contro la madre che l'ha tradito, avrebbe fatto qualcosa per, perché è ovvio, ho letto tanti trattati su questi argomenti di psicologia. Se io faccio una cosa perché vuoi far sentire a te in colpa, non la faccio e basta, perché tu non lo capiresti magari che la colpa la voglio dare a te. Farei un biglietto, lascerei uno scritto, farei qualcosa. Cioè, Marco non ha lasciato niente, non c'è certo. Nessuna traccia, niente di niente, con il quale giustifica o motiva l'eventuale gesto suicida o che dà la colpa per quello che ha fatto a qualcuno, nella maniera più assoluta, non c'è niente di questo. Altri due aspetti molto interessanti. C'è una chat dove allora, il telefono di Marco non è stato mai trovato, è andato perso, non si sa che fine ha fatto il cellulare di Marco. La mamma di Marco ha rigenerato la scheda SIM del figlio e da lì è risalita, ovviamente una volta rigenerata con la compagnia telefonica, è risalita alla chat su WhatsApp, e c'era questa chat, adesso mi sfugge il nome, non c'è l'articolo sotto mano, ma se va a guardare, se si trova sull'articolo l'avevo scritto, una chat pseudo satanista dove effettivamente parlano di ammazzare qualcuno, lo faccio io, no, lo fai tu, come lo facciamo. Tieni presente che la famiglia di Marco è una famiglia molto religiosa, al punto che sul giardino di casa hanno una croce illuminata, molto religiosa, cioè molto legata alla religione cristiana. E sulla chat parlano, dicono più o meno questo progetto, ripeto, non c'è l'articolo sotto mano, adesso andarlo a aprire mi ci vuole troppo. Comunque sia, dicono qualcosa tipo, ma lo fai fuori tu a lui, ma chi è, Nazareno? Chi ci penso io? Quelle lo fai fuori tu al Nazareno, secondo qualcuno, e non sapendo di più potrei anche accettare anch'io questa ipotesi, potrebbe essere riferito proprio a all'accostamento famiglia religiosa di Marco, e quindi Marco indicato come Nazareno. Non so se... Sì, no, tutto questo lascia... Il tuo articolo è lunghissimo, naturalmente, per chi poi volesse approfondirlo. Tu hai fatto un'opera anche eccezionale in questo articolo, perché... Ma poi... che poi lì tieni presente che non conoscevo ancora gli elementi che mi ha fornito la madre, che poi ti ha fornito la madre, certo. Quindi lì c'è una minima, tutto sommato una minima parte di quello che poi effettivamente sono venuto a conoscenza di questo episodio. Ecco, quindi si profila l'aspetto che magari per gli inquirenti non è credibile, no? Perché magari, ecco, evocare una setta satanista, diciamo così, per alcuni si fa fatica ad accettarla come ipotesi. Però è anche vero che lui aveva già confidato alla professoressa questo aspetto, questa sua paura, quindi significa che lui era entrato a contatto con questo tema comunque. No, questo sicuramente. Sicuramente. La professoressa che con... degli amici stretti. Poi c'è anche quel caso che comunque sia ne parla. Poi c'è quella confessione di quella studentessa, no? Che riceve comunque anche dal compagno di banco una confessione, esatto. Lui gli disegna dei simboli religiosi al rovescio, scrive, esatto, soprattutto la parola 666, che sappiamo che è un simbolo satanico. E, ecco, tutto questo significa che Marco era entrato in quel cerchio, diciamo così. Ma infatti tieni presente che il GIP ma può arrivare sino al punto che qualcuno lo uccida perché è entrato in questo circolo? Magari è vero che con dei ragazzi e la mente a volte... Il discorso è molto semplice, Asterio. È possibile?
tutto è possibile e tutto è impossibile. Chi segue la cronaca italiana, forse l'abbiamo dimenticato perché passava tanto tempo, si ricorderanno le bestie di Satana. Sì. Cioè, ben 3 ragazzi dati per suicidi, in realtà erano stati o uno assassinato, mi sembra, e 2 indotti al suicidio dal branco, dai satanisti, del loro stesso gruppo. Quindi è possibile? Perché no? Perché no, serio? Perché no? Cioè, queste sono quelle cose che sono difficili da dimostrare, difficili da anche accettare, perché uno dice, ma può essere, ma per carità, ma siamo nel 2020, ma una cosa del genere, perché no? Perché no? Purtroppo i statali esistono, non è che ci stiamo inventando niente di particolare. Quindi comunque sembra che queste considerazioni, queste riflessioni che tu stasera ci hai fatto e che sono contenute anche, penso nella tua perizia, no? Che, o comunque nella tua, che è servita anche insieme ad altri scritti, ad altri supplementi, diciamo così, oltre a quelli dell'indagine ufficiale, a fare orientare mutualmente il GIP a un supplemento nel stesso tempo di indagine. Significa, rifatelo un po', perché ci sono molti buchi neri, molti lati oscuri, molte cose che non portano. Cioè, la tesi del suicidio non è così lineare, scontata, chiara, evidente. Sì, ma infatti il GIP dà delle indicazioni ben precise su come rivedere le indagini. Guarda, te le leggo. Allora, accertare modalità e soggetti partecipanti all'acquisto della sostanza stupefacente avvenuto il 12 gennaio 2017, quindi il GIP chiede agli inquirenti di capire cos'è, come è avvenuto quell'acquisto e chi erano gli altri soggetti che partecipavano, anche se devo essere sincero, a distanza di 4 anni dubito che si possa arrivare a capire questo, però comunque sia il GIP sicuramente in questo episodio probabilmente vuole vederci più chiaro. Poi sentire nuovamente testimonianze di diversi ragazzi indicati, lì ha messo il nome, ovviamente i nomi non li faccio per una questione neanche di privacy, chiede di sentire, mi sembra, 5-6 ragazzi, tra i quali quella ragazza che dicevi tu dei disegni con i simboli rovesciati e compagnia bella. Poi altro elemento che dice, allora, approfondimento sulla chat, quella chat famosa che ti dicevo. E poi da altri 2 elementi molto particolari, procedere ad analisi sugli abiti indossati da Marco per verificare la presenza di tracce biologiche appartenenti a terzi per la comparazione con le lesioni relative rilevate in sede autoptica. Cioè, in parole dice, vediamo sugli indumenti se ci sono tracce biologiche di terze persone e verificare se le lacerazioni sui pantaloni, ad esempio, in particolare sui pantaloni, siano compatibili con le lesioni agli organi sottostanti a dove sono queste lacerazioni. E poi dice accertamento tecnico, medico, legale, e questo è molto importante, forse tra tutte è la più importante, accertamento tecnico, medico, legale in ordine alle lesioni e loro causa. Cioè il GIP vuole in poche parole approfondire se le lesioni riscontrate sul corpo di Marco siano da ritenere causate da un contatto col locomotore o con altri mezzi. Quindi con coltelli, accette, bastoni, mazze o altro. Poi ti presento un'altra particolare che potremmo farci un trattato anche qui, però non è il caso di farlo. Sul corpo di Marco sono state rinvenute, oltre alle lesioni, lacero contuse, traumi, fratture, compagnia bella, 2 bruciature. Una sul braccio destro e una sul petto, di sigarette spente. Questo è brutto. Questo in più, e qui potrebbe dire sì, vabbè, è autolesionismo, ok, ci siamo, potrebbe, tutto potrebbe, tutto. Più c'è un'altra lesione
sulla scapola destra, mi sembra destra, non vorrei andare errato, quindi sulla parte posteriore del corpo, una lesione particolare, fatta forse anche quella con qualcosa di incandescente, quindi con una sigaretta o altro, è come se fosse una S in orizzontale, un'ondina, un serpentino, non so se riesco a, se riuscite a capire più o meno quello che può essere la forma, cioè una, prendiamo una S, la rovesciamo in orizzontale. Ho capito. Allora, no, mi può far bene poter pensare che non ci credo, però che le bruciature sul braccio e sul petto siano azioni di autolesionismo, ma sulla scapola destra, dietro la schiena, rimane più difficile poter pensare a qualcosa del genere. Sì, ma scusami, per ritornare un po' a quello che il perito invece di parte naturalmente della famiglia aveva stabilito, no? Che quelle lesioni trovate sul corpo di Marco fossero più lesioni dovute in realtà a botte, ad aggressioni. E quindi allora ci stanno anche le bruciature, sembra che lui sia quasi stato sottoposto a una specie di tortura, comunque è stato... il medico legale parla proprio di tortura. Di tortura, quindi sì. Tutto porta, anche perché se è più riferibile una lesione, le diverse lesioni al corpo, a delle bastonate, no? C'è differenza fra lesioni al corpo dovute a un treno con cui urti contro, cioè non c'è paragone. Io ho dedicato alla parte delle lesioni, ho dedicato in tutta la mia relazione lunga circa 20-22 pagine, quindi è lunghissima. Hai fatto un'opera mastodontica. Ma le cose erano talmente tante da osservare che mette paura. La parte delle lesioni l'ho trattata in maniera molto particolare perché allora secondo gli inquirenti, quindi secondo la polizia giudiziaria e poi tesi sposata dalla procura chiedendo l'archiviazione, Marco si sarebbe, usando questo termine, accucciato sui binari e il treno è arrivato e l'ha colpito. Allora, innanzitutto la relazione cinematica, che io ovviamente quella non ho le capacità di farla, parla, lì ci stanno delle formule matematiche, che un treno che viaggia a 140 km orari con un determinato peso, una massa battente molto particolare, su un corpo con delle caratteristiche e peso particolare, avrebbe procurato una proiezione del corpo o di qualche centinaio di metri, perché ovviamente la potenza d'urto sarebbe stata spaventosa. Ma la cosa invece che ho rilevato io è che a fronte di un urto di queste dimensioni, perché 140 km orari, una massa tutta metallica, compatta e dura, non può provocare solo delle fratture alle gambe. Cioè, appunto, per un semplice motivo tecnico, perché se veramente la polizia ferroviaria avesse ragione e Marco era accucciato sui binari, le gambe erano le uniche parti del corpo che non andavano a contatto, che non sarebbe andata a contatto col treno. Se era di spalle sarebbe andato prima la schiena, se era di fronte il volto e il torace. Non esiste in queste parti del corpo un polo primario d'impatto, si chiama tecnicamente così, polo primario d'impatto, io lì ci ho puntato tanto su questo aspetto, cioè non esiste un punto dove dice qui il treno ha colpito, cioè accovacciato non può essere, cioè, anche perché, ripeto, se fosse stato di fronte, ad esempio, ti invito anche a te a fare delle prove, se tu ti accovacci piegando le ginocchia vanno avanti rispetto a tutto il resto del corpo, quindi il polo di impatto primario sarebbero le ginocchia sono sane, non c'è nessuna lesione sulle ginocchia, le lesioni stanno sotto le ginocchia. Vediamo se per noi un attimo, no questo è chiaro. Pronto? Sì, pronto, Adriano. Sì. Ciao direttore e ciao al signor Gabriele.
Sì. Ciao Adriano, ciao. Ciao. Bene, allora, sono intervenuto perché ho ascoltato quasi tutto, tranne un po' dell'inizio, poi queste cose mi prendono. Uno si accuccia per farsi investire e lì cade, non è il mio mestiere, quello è il tuo mestiere, ma lì cade tutto. Si accuccia, come fanno a dire questi? Come fanno a dire questo? Come fanno? Si accuccia per farsi, certo, se io mi butto sotto un treno, i pezzi non li troverete. Esatto. Ma però... questo è accaduto, purtroppo. Purtroppo è accaduto. Cioè è accaduta la morte di Marco, ma non è accaduto che lui sia finito sotto un treno. Come? È accaduto che Marco è morto, ma non che sia morto perché è caduto sotto un treno. E questo è il grande... No, sono intervenuto perché si parlava che si era messo davanti al treno. Provate a stare davanti a un treno. Ah, certo. Ma infatti è quello che si stava spiegando Gabriele, che se tu ti accucci, no? Il primo impatto è con le ginocchia. Di Marco, perché io non posso fare il suo mestiere. E non sarò mai capace di farlo. E lì c'è qualcosa di torbido, molto torbido. O almeno diciamo di poco chiaro. Ti ringrazio Adriano, grazie della tua partecipazione. Infatti tu tieni presente, gli ascoltatori tengono presente che sul resto del corpo di Marco, quindi dalle ginocchia comprese in su, quindi cosce, ventre, torace, volto, non c'è nessuna lesione. L'unica lesione che c'è in queste parti del corpo che ho detto è questo taglio, una lacerazione sulla faccia esterna del collo, che è quella che secondo il medico legale ha fatto perdere più sangue di tutti per portare fino alla morte. Ma anche questa poi è discutibile con l'investimento. Infatti allora, un taglio... Se sto di fronte, allora, le lesioni sulle gambe sono nella parte anteriore delle gambe, parliamo dai ginocchi, sotto i ginocchi, nella parte anteriore delle gambe, quindi in tutte e due le gambe, quindi ovviamente se fosse stato veramente Marco accucciato si sarebbe posto di fronte al locomotore. La lesione sul collo è sul lato destro del collo, quindi sotto all'orecchio, diciamo per capirci. Non c'è correlazione tra la posizione delle lesioni sulle gambe, quindi in maniera frontale, di fronte, con una lesione laterale. Non c'è. Come poi non c'è, ripeto, ammesso che Marco sia stato investito in quel punto dove indicano loro perché c'era quella chiazzetta di sangue. Il corpo viene ritrovato a circa 2,80 m dalla sede ferroviaria, quindi sul massicciato, cioè con quelle ferite, con quella ferita al collo, lungo il percorso del tragitto che avrebbe fatto il corpo una volta impattato il treno, non c'è più nessuna chiazza di sostanza ematica, di sangue. Come non c'è nessuna chiazza di sostanza ematica sotto il corpo di Marco, e Marco è morto dissanguato. Cioè, certo. Sinceramente non posso accettare una cosa del genere. Vediamo l'ultima telefonata, poi dobbiamo chiudere. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Sì. Io sono la mamma di Marco. Addirittura. Buonasera, sì. Signora. L'avevo avvisata io. Ah, benissimo, signora. Ah, una bella sorpresa ci fa, signora. Questa sera. Io ho ascoltato e vi ringrazio. No, ringrazio lei che ci ha fatto questa telefonata, veramente mi lascia sorpresa. E anche un po' emozionato perché sapendo che parliamo di suo figlio, veramente penso che
l'angoscia e far ritornare un po' di nuovo la mente, la memoria, tutto quello che è accaduto questa sera in una trasmissione di appena un'ora, per lei è sempre un elemento di dolore. Sì, sì, è vero questo. Comunque io intanto vi ringrazio, ringrazio Gabriele e volevo fare una precisazione sul discorso del satanismo. Sì. Allora, Marco non è che faceva parte di qualche gruppo satanico, anzi aveva tanta paura di queste cose. E lui dormiva addirittura con un crocifisso in mano, praticamente, anche quando era andato a rave party l'estate precedente, aveva partecipato a più di uno, da quel che ho capito, due o tre, aveva detto che sentiva nella musica un ritmo satanico e aveva paura di queste cose. E poi ha detto che aveva visto qualcuno che lo seguiva, insomma aveva dei timori e a quanto pare non erano infondati. E per quanto riguarda anche le chat, lui non partecipava a queste chat, sono chat, ho visto che hanno, qualcuno le ha fatte e hanno messo dentro parecchi ragazzi, c'era chi partecipava e chi no. Comunque in queste chat si parlava proprio il giorno prima, anche qualche giorno prima, di c'era un ragazzo che scriveva voglio essere io l'addetto alla crocifissione di Gesù Cristo, altri due che dicevano devo farlo io, no, noi due insieme, cosa, la morte, il Nazareno. E per carità, io non incolpo nessuno, non accuso nessuno, però fanno riflettere visto quello che è successo a Marco e penso che sia giusto anche indagare, insomma non lasciar perdere. E poi un'altra cosa, io ho sentito un demonologo, scusate, e mi ha detto che sia la data, che era il 13 gennaio, che la mancanza di sangue, che ci è voluto del tempo per far dissanguare Marco, mancavano litri di sangue e era già una cosa strana che era, fosse ancora vivo. E in più questa ferita a forma di onda che aveva sulla spalla è un simbolo satanico. Questi sono sì, simboli, diciamo, elementi di satanismo. Quindi Marco, secondo me, potrebbe essere stato vittima di satanismo, ma non che lui fosse in mezzo ai satanisti, perché aveva paura di queste cose. Poi alla professoressa aveva detto il giorno prima che aveva scoperto qualcosa, aveva paura se lei sapeva qualcosa sul satanismo e lei si è trovata impreparata ovviamente perché non se l'aspettava una domanda del genere. Probabilmente Marco aveva scoperto qualcosa, magari che qualcuno partecipava a certi riti eccetera e quindi forse è stato fatto fuori anche per quello, non so il motivo, comunque aveva paura, ecco, per me è stato proprio vittima di qualcosa, che sia satanismo, che sia stato per qualcos'altro che aveva scoperto, perché non solo questo aveva scoperto, ma anche qualcos'altro che adesso vabbè non posso dire, comunque lui è stato proprio una vittima, ecco. Signora, è possibile che nessuno dei ragazzi o non so questa setta da che fosse eventualmente formata, dei ragazzi, non ci sia nessuno che possa magari nel frattempo riferire cose che possono chiarire anche su questa eventuale morte per questo motivo di Marco? Stanno tutti zitti? Sì, allora, quando sono stati interrogati hanno parlato di scherzo, dicevano che scherzavano, per carità può essere, perché i ragazzi dicono di tutto di più, quindi non è detto che sia una setta, però questi discorsi qua, queste frasi non sono tanto piacevoli, insomma, ecco, non penso, cioè non so se è una setta e se lo è non lo sappiamo ancora, insomma, magari neanche Marco lo sapeva. Però nessuno ha parlato neanche con me, anzi, cioè dopo che sono stati interrogati dei carabinieri io non ho più sentito nessuno, ma neanche prima, a dire il vero, qualcuno sì, io ho scambiato qualche opinione, ma niente di che, insomma, c'è tanto a metà, sì. Anche nel discorso di quella mattina, lui è partito alle 7:40, era pieno di studenti davanti alla sua scuola, migliaia, e nessuno l'ha visto, solo una ragazza dice che forse
che forse l'ha visto, però bisogna andare a fondo per vedere se è vero o no. Speriamo in questa riapertura delle indagini voluta da GIP, veramente sì. Lascia almeno uno speraio di, diciamo così, di speranza, appunto, perché si possa venire a capo di questa storia. Certo, certo. La ringrazio tanto, è stato molto gentile in averci telefonato, signore, tanti veramente tante belle cose, naturalmente, forse. Grazie a voi, grazie. Ci vediamo. Buona serata. Ci vediamo Anna, buona serata. Ciao, grazie. Bene, chiudiamo, diciamo sì, con questa bella telefonata della madre di Marco. Ma la signora ha fatto delle precisazioni che erano giuste farle, perché allora io la parte quella riguardo il satanismo, diciamo, l'ho seguita un pochettino meno, perché ovviamente lì non potevo avere elementi. Riscontri per io ho fatto la mia relazione, diciamo, su degli dati oggettivi, e qua la cosa è un pochettino più, non è che non ce ne stanno e anche tanti, ma la cosa è più complessa. E io ho visto anche queste chat che dice la signora, infatti ripeto, avevo frainteso che Marco fosse entrato nel giro, stasse nella chat, invece ecco, la signora giustamente ha precisato che Marco aveva paura di essere stato tirato dentro e non ha di fatto mai partecipato. Però ecco, fa piacere che la signora ha chiamato, che ha dato anche delle precisazioni giuste, perché altrimenti si fanno soltanto, diciamo, anche delle chiacchiere e basta. Non è più, no. È giusto fare delle precisazioni. Anche perché, conclusione, possiamo dire che non va esclusa, perché sappiamo quanto anche male, disastro, fanno certe, diciamo così, certe riunioni, o quando ci si riunisce magari su questi attirati da queste forme un po', appunto, sataniche o comunque queste forme che possono rappresentare per i giovani un'attrazione, una novità, uno stimolo, un'eccitazione, e che poi magari finiscono anche male, perché qualcuno non riesce a controllare tutto quanto. Hai usato un termine giustissimo, cioè l'eccitazione di un qualcosa che può sembrare chissà che cosa, che poi magari può portare a un fine che magari veramente, come si sono scusati quei ragazzi, come ha detto la signora Anna, era un gioco, ma è un gioco pericoloso. Spesso e volentieri il gioco può essere pericoloso e può sfuggire di mano, cioè certo. Non è possibile stabilire a che punto quello che potrebbe essere stato forse inteso come gioco, a che punto può poi arrivare e a che cosa può portare, cioè, e sicuramente le indagini non hanno sicuramente contribuito scavato a sufficienza per capire cosa c'era dietro, cosa ci poteva essere dietro e cosa è successo. I dati che ha riportato la signora Anna, il 13 gennaio, il segno a onda, la mancanza di sangue. Certo, non si concilia con l'ipotesi del suicidio, assolutamente. Ripeto quello che ho detto prima. Non essendoci state degli accertamenti chiari che hanno portato a dare luce a delle ombre, tipo lo zaino non sappiamo ancora oggi se è stato portato lì dopo o se la polizia non ha lavorato bene perché non l'ha trovato prima. Quindi è un'ombra, cioè non è che possiamo dire sì, ce l'hanno portato dopo. Io sarei un vigliacco a dire questo, perché non ho elementi per poterlo dire, però resta il fatto che rimane un'ombra, la polizia come descrive che l'ha trovato, cioè ben piegato e sistemato, quando che invece non era vero. E lo stesso è qua per il discorso satanico, cioè purtroppo c'è quest'ombra bruttissima che le indagini non ha fatto in modo di dare luce per eliminare questa ombra. Quindi è vero? È possibile?
Sì, tutto, tutto purtroppo è vero e possibile, e a questo punto collegato alle lesioni, collegato a tutto il resto, io dico perché no? Perché no? Certo. Uno potrebbe dire, ma perché sì? Io perché sì ve l'ho detto, perché ci stanno tanti elementi. E forse è quel perché no che si è posto anche il GIP, molto probabilmente. Ma io me lo auguro e spero, vediamo. Sicuramente gli avvocati hanno fatto un buon lavoro, è stato fatto un buon lavoro di relazioni, è stato, si è riuscito a mettere... Ma complimenti anche alla famiglia e alla madre di Marco, che hanno avuto la forza e il coraggio di andare avanti. Ma senza dubbio, certo, senza dubbio. Certo. Se avesse mollato la mamma, oggi il caso era archiviato come suicidio, e dice grazie. Quindi c'è sicuramente da ringraziare la signora che crede, ha creduto e crederà cioè quello che lei dice, tra l'altro anche sul gruppo Facebook che ha creato, come si dice, la giustizia per Marco, cioè la verità per Marco. Cos'è successo? Certo. Cos'è successo? Cioè, poi magari qualcuno un giorno dirà fuori un elemento che può essere anche idoneo a sostenere che sì, è stato suicidio, ok, ma oggi non c'è. Oggi non convince tanto, quello che mi dici te proprio. Oggi non convince per niente, punto. È diverso. Oggi non c'è. La giustizia potrebbe essere anche quella, sì, si è trattato di suicidio, ma bisogna dimostrarlo. Certo, me lo devi dimostrare. Ci sono assolutamente elementi che dimostri questo, anzi, ci sono elementi che dimostrano tutt'altro. Questo è fuori discussione. Certo. Secondo me. No, è ottima considerazione, Gabriele. D'accordo, io ti ringrazio, ringrazio anche Anna, la madre di Marco, ringrazio Adriano che è intervenuto. È stata una bella trasmissione perché mi hai fatto ricalare di nuovo, io l'avevo letto ma a suo tempo e non me, tanto che l'avevo associato l'anno scorso questo fatto nella memoria, e invece è venuto nel gennaio del 2017. E, ti ringrazio di nuovo Gabriele, buona Pasqua, ce lo facciamo questo augurio magari, e alla prossima occasione. Grazie a te, buona Pasqua a te e a tutti gli ascoltatori. Chi ancora ci sta ascoltando è la signora Anna. È la signora Anna di cuore, veramente. Grazie a tutti.